oggi vi insegno a fare una cosa davvero divertente. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video crafting creativo. Infatti vi insegno a realizzare la simil carta di riso. A tutti quelli a cui piace fare bigliettini, crafting, scrapbooking, piace tantissimo la carta di riso, con quelle sue increspature, quel suo essere così morbida ma nello stesso tempo ruvida. Però sappiamo anche che è abbastanza costosetta. E allora niente paura, Arte per te, Ombretta, vi insegna a farne una simile di uguale bell'effetto, ma con pochi soldini. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a realizzare la nostra simil carta di riso. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra simil carta di riso. Allora, innanzitutto io voglio preparare quella carta di riso con quelle inclusioni bellissime di petali e foglie. Quindi ho raccolto dei fiorellini, abbiamo fatto una passeggiata e ho staccato qualche rametto qua e là, ed eccoli qui, fiorellini misti, quelli che più vi piacciono, anche petali secchi, un pennello piatto. Possono occorrere dei colori acrilici oppure anche delle tempere, andranno benissimo. Io avevo portato di mano gli acrilici, quelli della Lidl, e ho preso questi. Questi ci occorreranno per fare una simil carta di riso colorata da noi. La Vinavil, immancabile. Dei bicchierini di plastica e uno con dell'acqua. Dei fazzolettini di carta. Qualche foglio di carta colorato, uno per ogni tipo di carta di riso che vogliamo preparare, e dei fogli di carta bianca, appunto, per la carta di riso base, basic, color bianco. E poi, da non ultimo, proteggete il piano da lavoro con qualcosa di impermeabile e che comunque non faccia attaccare la carta una volta che ci si passa la colla sopra. Cominciamo subito, facciamo da prima una carta simil carta di riso bianca con delle inclusioni di fiori di petali rosa. Cosa ci occorre? Della carta bianca, un tovagliolino di carta e poi i nostri fiorellini. Io qui ho scelto un bougainville rosa fucsia, quelli più classici. Un bicchierino di carta con della colla che diluiremo circa il 30-40% con dell'acqua. La colla non ci servirà solo per questo lavoretto, ma per tutti. Voilà. Quindi, ad occhio naturalmente, mescoliamo con il pennello. Deve venire una colla abbastanza liquida, che bagni la carta, ma che al contempo non risenta del potere adesivo. Visto? Questa è la liquidità. Voilà. Un latte denso. Procediamo invece con la parte pratica e meccanica del nostro lavoro. Come prima cosa prendiamo il foglio di carta e pallettoliamolo. In questo periodo i lavoretti spesso cominciano così. Appallottoliamolo e apriamolo e ristendiamolo, quindi riappallottoliamolo. Pieghiamo ben bene e creiamo molte crepe sulla fibra della carta. Se volete dei fogli di simil carta riso più grandi, dovete semplicemente adottare della carta con formati più grandi. Ovviamente. Apriamolo sul nostro piano, così ben bene, e distendiamo il tutto come meglio si può. Prendiamo un tovagliolino di carta, se ha più veli staccate e usate un solo velo del tovagliolino. E anche questo appallottoliamolo. Prendiamo nel frattempo il fiorellino e riduciamolo in petali. Se volete possiamo aggiungere anche qualche fogliolina. Cominciamo subito. Srotoliamo il nostro fazzolettino di carta. Prendiamo la nostra carta, prendiamo la nostra colletta. Ecco, spargiamo tutta la superficie del foglio di carta stropicciato con la colletta. La colletta, come sapete, è la diluizione di una colla con acqua.
Se non vi ricordate tutto quello che vi ho spiegato sulle colle, cliccando qui troverete il video di riferimento. Ok, stendiamo su tutto. Una volta stesa la colla su tutto, adagiamo i nostri petali come vogliamo che più stiano. E spennelliamo un po' di colla anche su di essi per farli aderire ben bene. La carta riso a me piace tantissimo, ma non la compro mai per il costo elevato che ha rispetto a una carta normale, perché mi sono sempre detta che secondo me era semplicissima da riprodurre. E così oggi eccomi qui a cimentarmi in questo esperimento. Speriamo risulti. Sono tutti a comprare carta di riso. Benissimo, fatto ciò, prendiamo il nostro tovagliolino di carta, apriamolo ben bene e posizioniamolo sopra il nostro foglio, così. Quindi prendiamo nuovamente la colletta e ribagniamo il tutto, facendo aderire perfettamente un foglio sull'altro. Non vi preoccupate se si formano pieghe, questa sarà proprio la particolareggiatura che farà somigliare questa nostra carta alla carta di riso, che è sempre così increspata e ruvida, ma nello stesso tempo anche delicata. Incollate ben bene la carta e mettetela da parte ad asciugare. Anche se adesso non vi dirà nulla, vedrete che da asciutta risulterà bellissima, garantito. Potete naturalmente togliere l'eccesso avendo cura di strappare sempre fuori i margini della carta per fotocopie che abbiamo usato. Sì, perché io qui come fondo sto usando semplicemente una carta normalissima da fotocopia. E mettiamo ad asciugare in piano, semplicemente all'aria aperta, senza nessun tipo di grande cautela o precauzione. La prendiamo e la mettiamo ad asciugare da qualche parte. Se invece la vorremmo colorata, potremmo utilizzare dei fogli di carta colorati come base, oppure, poi vi farò vedere anche un altro modo, colorare noi stessi la carta. Comunque, cominciamo prima con dei fogli di carta già colorati. Il procedimento è esattamente lo stesso. Accartocciamo, stiriamo bene il foglio, prendiamo un tovagliolino bianco ovviamente e appallottoliamolo. Come prima, cospargiamo di colla tutta la superficie del foglio. Questo è un modo bellissimo anche per conservare i fiori dei nostri innamorati. Quando ci regalano un fiorellino, piuttosto che lasciarlo appassire e poi buttarlo via, potremo conservare i petali appassiti e inserirli all'interno di carte su cui scrivere magari dei bei pensieri o dei bei ricordi, no? Quanto sono romantica! Allora, anche qui componiamo la nostra carta come più ci piace. Ripassate su tutti i petali. Più sottile il petalo, più questa operazione vi verrà semplice. Messa la colla su tutto, prendiamo il nostro tovagliolino di carta ben aperto e adagiamolo. Stendiamolo bene e quindi ripassiamo tutto ben bene con la colla. Ok, anche questa carta va a riposare in attesa di essere completamente asciutta. Adesso invece coloriamo da noi la carta, e allora dovremo fare qualcosa di un po' diverso. Guardate un pochino, dobbiamo prendere i nostri acrilici e in un bicchierino pulito versare del verde, quindi verso del verde, della Vinavil e dell'acqua. Mi faccio in pratica una colletta colorata, quindi Vinavil e acqua. E rimesto il tutto. Se vedo che il colore, come in questo caso, è ancora troppo forte, non è trasparente, aggiungo Vinavil e acqua. Quindi mi creo proprio la colletta sempre al 30-40% con l'aggiunta di un po' di colore acrilico. Prendo il mio foglio di carta bianco
e il mio tovagliolo di carta bianco a pallottolo. Una volta pallottolato, come sempre, stendo. Questa volta però prendo il mio colore e colla insieme e spennello su tutto. Quindi questa è una colla colorata, una colletta colorata. A questo punto cominciamo ad inserire i nostri petali. Appunto, appallottoliamo il nostro tovagliolino di carta e con una colletta bianca e il pennello ripulito passiamo su tutti i petali e su tutte le foglie che abbiamo messo. La colletta ovviamente in questo caso bianca, perché sennò colorereste tutti i fiori. Fatto ciò, prendiamo il nostro tovagliolo, apriamolo e adagiamolo su quello che abbiamo creato. Prendiamo la colletta bianca e spennelliamo su tutto velocemente. Togliete gli eccessi laterali e mettete anche questo foglio ad asciugare. Fatte ben bene asciugare, ecco le nostre carte realizzate. Questa è quella che abbiamo dipinto, di cui abbiamo dipinto il fondo con tutti i petali variopinti. Guardate che bella! Ok, guardate, questa invece è quella verde col foglio verde di suo. Questa è quella fatta col foglio rosa. Vi faccio vedere la texture da vicino. Guardate, hanno proprio le increspature, anche al tatto sono molto simili, molto tessutose, ecco, passatemi il termine. Arriva quel pazzo di poti, e questa è quella bianca. Mi raccomando, se vorrete tagliare le carte, non fatelo mai a forbice, ma sempre con un tagliacarte o con un coltello dalla parte non del taglio, ma quella opposta. Come? Piegando la carta, semplicemente, schiacciandola ben bene, aprite il taglio con la lama e poi proseguite col retro, sfrangiandolo. Questo darà un taglio tutto strappato, che è tipico di questo tipo di carta. Guardate, ecco qua il taglio tutto sfrangiato e ben strappato, che fa di questa una carta in tutto e per tutto artigianale. Noi useremo prestissimo queste carte per farne qualcosa di bello insieme. Intanto sbizzarritevi a crearne di diverse e di spettacolari con tutti i fiori e le foglie che desiderate, e postatemele sulla mia pagina Facebook. Ora vi lascio alle foto e noi ci rivediamo dopo. L'effetto che si ottiene, e poi naturalmente possiamo usarla in 10.000 declinazioni: bigliettini, buste, carpette, tutto quello che la nostra fantasia ci suggerisce. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su, condividete, lasciate qua sotto tanti commenti a cui io risponderò con un enorme piacere. Vi auguro di trascorrere una meravigliosa estate in compagnia di Arte per Te, e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!